Capitolo 3 del Vangelo di Matteo si apre con la formula che appare soltanto qui, l'unica volta in tutto il Vangelo, in quei giorni. Con questa formula l'Evangelista intende richiamare il capitolo 2 del libro dell'Esodo, dove si legge: in quei giorni Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori pesanti da cui erano oppressi. Quindi è quando Mosè comincia a prendere coscienza della situazione del suo popolo, che poi lo porterà a liberarlo. Allora, con il richiamo, ripeto, unica volta in cui nel Vangelo di Matteo c'è questa formula, in quei giorni, l'Evangelista apre l'azione di Giovanni, che poi verrà portata avanti e completata da quella di Gesù, in chiave di esodo, in chiave di liberazione. Vedremo da cosa. In quei giorni venne Giovanni, il nome Giovanni significa il Signore e misericordia, il Battista, è già conosciuto per la sua attività di battizzatore, che poi vedremo il significato, e predicava nel deserto della Giudea. Il deserto della Giudea è quella zona che da Gerusalemme arriva fino al Mar Morto, non è un deserto di sabbia, è un deserto di roccia, un deserto montagnoso, dicendo, ed è all'imperativo l'annunzio che fa Giovanni Battista, convertitevi. Questo verbo significa un cambio di mentalità che poi si riflette nel comportamento. Giovanni si rifà a quello che era stato già l'annuncio del profeta Isaia: cessate di fare il male e fate il bene e i vostri peccati saranno perdonati. Quindi Giovanni Battista invita a un cambiamento di mentalità, a orientare la propria vista, la vita, per il bene degli altri, perché il regno dei cieli è vicino. Per la prima volta appare nel Vangelo di Matteo questa formula, che è usata esclusivamente da questo evangelista: regno dei cieli, da non confondere con un regno nei cieli, che significa regno di Dio. L'evangelista Matteo, che scrive per una comunità di giudei, è attento alla loro sensibilità e tutte le volte che può evita di usare la parola Dio, che, come sappiamo, gli ebrei non scrivono e non pronunciano. Allora, regno dei cieli non significa un regno nell'aldilà, ma il regno di Dio, Dio che governa i suoi. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse, e qui l'evangelista cita il profeta Isaia, ma modificandolo, perché nel capitolo 40 del profeta Isaia, al versetto 3 si legge: una voce grida, nel deserto preparate la via del Signore. Ed era l'annuncio della fine della deportazione da Babilonia con l'editto di Ciro e l'inizio della liberazione. Quindi nel deserto preparate la via del Signore. L'evangelista modifica il brano di Isaia: voce di uno che grida nel deserto, quindi dal deserto, dalla rottura con la società, arriva questo annunzio: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Poi l'evangelista passa a descrivere nella figura di Giovanni, dando dei chiari riferimenti. Portava un vestito di peli di cammello, era l'abito tipico dei profeti, ma con un particolare, e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Gli evangelisti sono sempre parchi di esempi, di annotazioni. Quando le mettono è perché hanno un significato chiaramente teologico, perché la cintura di pelle attorno ai fianchi era il distintivo di quello che è stato considerato il più grande dei profeti, il profeta Elia, che si credeva doveva venire per preparare la strada del Messia. Quindi l'evangelista sta identificando nella figura di Giovanni il profeta Elia. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico, quello che presentava il deserto, l'alimentazione tipica dei beduini. È clamoroso quello che l'evangelista scrive. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui. Giovanni ha predicato un cambiamento di vita e tutta l'attesa del popolo, che è riflettuta da questo Gerusalemme e Giordano, accorre a lui. Hanno capito che gli strumenti che l'istituzione religiosa offriva loro non erano adeguati e accorrono a lui.
e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. Battezzare era un rito conosciuto, era un'immersione con la quale si significava la morte al proprio passato per iniziare una vita nuova nel fiume Giordano. È importante l'indicazione che fa l'Evangelista, la ripete, del fiume Giordano. Il Giordano era stata la tappa finale dell'esodo per entrare nella terra promessa, adesso è la tappa iniziale per uscire dalla terra promessa, perché la terra della libertà in mano ai sommi sacerdoti, scribi e farisei, a tutta la casta sacerdotale, all'istituzione religiosa, si era trasformata in una terra di oppressione dalla quale occorre uscire. E quindi Giovanni annuncia l'esodo che poi porterà a compimento Gesù, confessando i loro peccati. Il verbo confessare non deve far pensare a quello che noi intendiamo per confessione, e era un gesto, quello di immergersi nell'acqua, con la quale si riconosceva di essere peccatori. All'arrivo della casta sacerdotale al potere dell'elite religiosa rappresentata da farisei e sadducei, Giovanni Battista non li accoglie bene, li accoglie con parole di fuoco, perché sa che questi vengono a fare un rito, ma Giovanni dice no, dovete fare frutto degno della conversione, cioè è un cambiamento di vita che si deve vedere nel comportamento, ma poi vedremo avanti nel Vangelo che questi mai crederanno all'azione di Giovanni Battista. Per concludere il brano, che è molto ricco, Giovanni dice: io vi battezzo nell'acqua per la conversione. Quindi il gesto offerto da Giovanni è un cambiamento di vita che si fa attraverso questa immersione, ma la forza poi per portare avanti questo cambiamento di vita lui non la può dare. Dice: ci sarà qualcuno che sarà più forte di me. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Il battesimo nell'acqua significa essere immersi in un liquido che è esterno all'uomo. Il battesimo nello Spirito, lo Spirito è la vita di Dio, è l'amore di Dio, significa essere inzuppati, impregnati della stessa vita di Dio. Sarà questo che darà la forza poi di portare avanti questa conversione, questo cambiamento. Solo che Giovanni Battista dice: è fuoco. Lo Spirito Santo, per quanti accolgono questo invito alla conversione, è fuoco, secondo la mentalità tradizionale, era il castigo di Dio per quelli che lo rifiutavano. Infatti, conclude, Giovanni tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Quindi Giovanni Battista, erede della tradizione dell'Antico Testamento, presenta un giudizio di Dio. Questo giudizio di Dio poi verrà corretto da Gesù. Quando negli Atti Gesù si riferirà a questo battesimo, dirà: voi sarete battezzati in Spirito Santo. Da parte di Gesù, che è la presenza di Dio nell'umanità, c'è soltanto un annuncio, un'offerta di pienezza di vita, in lui è assente qualunque forma di castigo. Thank you.